Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Che preghiera potente, profonda, che abbandono totale. Ricordati di me. Diverso l'atteggiamento dei capi e dei soldati. Sotto quella croce il giudizio atroce, infessibile, assolutamente offensivo di colui che stava soffrendo, non aveva neppure una linea di compassione. Potevano perlomeno tacere, visto che comunque stava morendo. Ma i poteri del mondo non si inchinano dinanzi anche alla estrema evidenza di ciò che nella sofferenza mutua, per quanto sia possibile, la pietà. I potenti del mondo vivono grazie al dispregio della pietà e più delle volte esercitano il loro potere senza nessuna compassione, quasi sempre, in ricerca del loro semplice interesse. I poteri della terra, che vestono la gloria umana, hanno il più delle volte ragione di esistere se esistono in forza di odio e di paura, in forza di guerra organizzata, o qualche volta la possiamo chiamare preventiva, come molto spesso è stato usato negli ultimi decenni, per dare ancora di più forza alla corruzione del tempo. Gesù invece usa un'altra parola: la veste, la investe, la lascia libera di viaggiare, benché per chi crede in lui è al massimo grado di potere. Veste d'amore ogni suo gesto, veste di compassione ogni sua parola. Veste di guida solenne, importante, responsabile, decisiva, la sua guida, con l'immagine del buon pastore, di colui che sta avanti per dare la vita per chi guida. Questo lo dovrebbe imparare ogni buona guida. Figuratevi nel nostro tempo se le guide che noi abbiamo vogliono dare la vita per quelli che guidano. Ma lo dovrebbero imparare i genitori, lo dovrebbero imparare quelli che hanno responsabilità di gruppi o di persone a loro affidate. Il potere è servizio, il potere è mettersi a servizio, il potere, così come Gesù ce l'ha dato in certi momenti, è croce, è sacrificio. Ma andiamo con ordine, proviamo a capire perché oggi noi celebriamo il Cristo Re dell'universo. Noi lo celebriamo perché noi vogliamo che tutta la nostra storia, quella individuale, quella del mondo, quella degli anni e della storia, vengano in qualche maniera abbracciati e accarezzati dalla presenza di questa guida, che è la nostra guida, che è il nostro pastore, che lancia una sfida
di potere diverso, di regalità diversa. Noi siamo abituati a guardare i re della terra, anche quelli del passato, con quelle insigne così preziose e ricamate di gioielli, di diamanti, di oro, e le corone, gli scettri, i mantelli, sono tutti indirizzati a raccontare quanto prestigio, quanta ricchezza, quanto potere terreno e di gloria terrena sia nelle mani di quel potere per impressionare i deboli. Non c'è nell'immagine della regalità terrena l'abbandono agli ultimi, non c'è l'incarnazione nella vita degli altri, c'è la distanza. Il potere terreno è fatto di distanza, non di compagnia. È fatta di altezze da occupare o da abusare in ragione della paura da incutere. Dio è Dio. Dio è Dio. Lo sapeva bene il popolo di Israele, che pure quando si è scelto re, e il più grande re è Davide, di cui abbiamo parlato nella prima lettura, sottopone, e Davide lo sa bene, Davide al servizio a Dio, cioè Dio manda Davide, ma lo consacra grazie ai profeti, e Samuele a ungere Davide. Lo chiama e dice: tu, voi avete bisogno di una guida, io ve la do. Non vi basta la mia parola? La mia parola incarnerà un punto di unità. Questo punto di unità, il potere terreno, deve essere consacrato da me e deve essere in ossequio ai miei insegnamenti. Lo consacra, sapete, unto, come si dice in ebraico, unto. E il primo unto è Saul e poi Davide, sapete come si dice? Mascia, Messia. Sapete come si traduce Messia in greco? Cristo. Sapete che significa quando voi dite Gesù Cristo? Significa Gesù Messia, Gesù Re, il mio Re, il mio Messia, colui che è stato mandato dal Signore, come dice Paolo nella seconda lettura, a ricapitolare in sé ogni cosa e grazie alla sua azione a vincere il nemico più grande di questo popolo, il nemico più grande, il nostro nemico più grande, che è il peccato, la morte, che è la morte finale, ma la morte di ogni giorno, il nostro Re che guida i nostri passi, illumina i nostri giorni di altra luce, di altra sostanza. Anche quando nell'antichità i re si facevano consacrare dai papi, lo facevano, ormai era diventata la formula esterna, ma per lo stesso motivo: io sono servo dei servi. Io sono a servizio di Dio per... Posso sono scordato tutto quanto, vabbè, è un altro paio, ma il problema ancora di più quando Dio proprio è stato cancellato dai... Vabbè. Il punto fondamentale è che noi abbiamo il nostro pastore, che a differenza degli altri, che restano pastori perché comunque hanno potere, il nostro pastore è il buon pastore. Buon pastore. Quello che riveste di giustizia, di pace. Voi lo sentirete nella preghiera che faremo dopo. Il nostro re è un re di giustizia, di pace, di amore, di mansuetudine. È un re che insegna in ragione della sua vita, una vita diversa. Ora, come posso appartenere al suo regno, no? Se non pratico la sua legge? Uno, per poter far parte di questo regno, deve sforzarsi di... Uno, per praticare quel regno, deve essere cittadino di quel regno e deve tenere un certificato di riconoscimento. Che badate bene, il certificato di riconoscimento dell'appartenenza del regno di Dio in Cristo non è andare a messa tutte le domeniche. Quello sì, è un bel atteggiamento. Non è pregare tutti i giorni. Sì, certo, pure quello. Non ci sta scritto però, Non lo dice nel Vangelo. Mi raccomando, se tu vuoi essere mio, vai tutte le domeniche a messa. È una conseguenza incontrarci. Non dice di un rosario al giorno. Non c'è sta scritto, non l'ho letto da nessuna parte nel Vangelo. Per far parte di quel regno bisogna essere cittadini di giustizia e di pace, di libertà e d'amore, di mansuetudine e compassione,
di essere in ragione di quel regno capace di seguire il proprio pastore. Bellissima la pagina del Vangelo di oggi. Voi guardate le insegne del potere, no, di oggi. Corone, perché quello di un anno passato, ma le corone le tengono in cassaforte, ma dico le corone, quelle là di potere. Gesù tiene la corona, sì, ma è di spine. Tiene lo scettro, sì, ma sono i chiodi. Tiene il trono, ma è di legno, la croce. E tiene una parola d'ordine. Una parola d'ordine la tiene. È quella che dà al ladrone. E non lo dice ai capi, ai soldati, che lo disprezzano. Tu sarai con me in paradiso. Mamma mia, quanto è bella. Voi pensate in tutta la nostra vita come abbiamo bisogno di questa consolazione e come abbiamo bisogno di questa dolce carezza che viene ad investire i nostri giorni in ragione di una speranza. Tu sarai con me in paradiso. E quando i giorni diventano cupi, quando la lotta si fa più pesante, quando i momenti diventano più complicati, quando la vita è devastata da mille problemi, da mille... Tu sarai con me in paradiso. Io non mi dimenticherò di te, il mio re che dà la vita per me, il mio re che è pronto in ogni momento a dare ragione della mia speranza. Che importanza straordinaria ha la fede nella vita di ciascuno di noi. Quale responsabilità deriva da far parte di questo regno? Ma scusate, ma voi veramente pensate, io penso a me, non per, veramente penso di risolvere il mio essere cristiano con qualche praticuccia che faccio? Ma veramente il mio aderire a questo progetto si risolve con un paio di rosari e qualche messa? Ma veramente? Ma se bastasse così poco, fermo restando che la salvezza viene da Lui, è gratuita, io faccio parte del Suo regno, ma per l'amor di Dio, ma veramente? Veramente io penso di aver risolto il mio essere suo senza rispondere all'amore perlomeno con un tentativo d'amore. Un tentativo d'amore. Un tentativo d'amore. Guardate, questa croce io l'ho fatta mettere qua quando abbiamo iniziato il nostro percorso 34 anni fa. Guardatela bene la croce. E io prego anche quelli che ci seguono da lontana di vederla bene la croce. Per cui chiedo agli amici anche che ci seguono tecnicamente di mostrarla la croce. Guardate l'originalità di questa croce che è fatta da professor Ciccone che adesso sta in paradiso. Guardate, non tiene corona di spine, non ce l'ha, non c'ha chiodi e tiene braccia immense che sembrano spropositate. Braccia che sono pronte ad accogliere tutti quelli che sono disponibili a non mettergli spine alla fronte e chiodi nelle mani. Braccia enormi per abbracciare il nostro re tutti coloro che hanno deciso di non crocifiggere l'umanità. E quando uno entra in una chiesa non può risolvere il problema dicendo ho detto le mie preghiere, sono venuto a messa, mi sono messa apposta a coscienza. Quando io entro per far parte di questo regno, io non devo crocifiggere l'umanità, perché tutte le volte che la crocifiggo metto su quel capo le spine e in quelle mani i chiodi, perché chiunque farà una di queste cose ai miei fratelli più piccoli l'ha fatto a me. Maggiore ti è dato, maggiore responsabilità e risposta ti è dato. Per cui pensate che responsabilità tengono i capi dei popoli nel momento in cui vestono di croci le avventure del mondo. Pensate che responsabilità ha chi ha responsabilità, che sia papà, sia mamma, sia datore di lavoro, sia compagno di viaggio. Ho responsabilità di toglierle le spine, di toglierli i chiodi, non metterli, se sono solidale con il re della terra. Oggi
è Cristo Re dell'universo. È l'ultimo giorno dell'anno della Chiesa. È il giorno in cui si fanno i conti, il proprio esame di coscienza. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Credo in un solo. Il Signore sia con voi. Possa la strada per il tuo culto. Possa il vento sospingerti dolcemente. Possa il mare rammire la tua terra e il cielo coprirti di bellezze. Possa il sole illuminare il tuo volto, la pioggia scendere lieve sul tuo campo. Possa il Dio chiedere sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. Possa la sua tenerezza largamente benedirti, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. In nome del Signore.